Allora, siamo qui con una famiglia di Guidonia, intanto vi chiedo i vostri nomi. Alessia Pasquarelli. Emiliano Seneca. E c'è anche la bambina. Sveva Seneca. Sveva, ok. E, allora, siamo qui davanti al palazzetto dello sport di Guidonia che oggi apre ufficialmente, quindi quello che volevo chiedervi è innanzitutto perché siete qui e la vostra emozione nel vederlo finalmente aperto, visto che comunque da cittadini immagino che l'abbiate visto tante volte, ma sempre e soltanto Chiuso. chiuso. Allora, sicuramente un'emozione positiva e gioiosa nel vedere una struttura che mi auguro sia al servizio della collettività, un po' questa è l'aspettativa, no? Cioè, siamo dei genitori, l'idea è quella che i nostri ragazzi, amici, compagnetti possano usufruire di un posto così bello e quindi che sia al servizio della realtà di Guidonia. Finalmente una struttura che aveva qualche anno, insomma, rimasta un po' chiusa e non sfruttata, e vederla aperta e finalmente che c'è luce rispetto alla funzionalità, sperando che funzioni, insomma, per il futuro, per i nostri bambini, per i nostri figli, anche per noi stessi, insomma. Speriamo che Diciamo che un vada, punto insomma. ce lo saremmo fatto volentieri. Ecco, quindi speriamo che possa diventare un centro di aggregazione per la città, ma anche, diciamo, un punto di riferimento, non soltanto per Guidonia, ma insomma, per ospitare anche eventi importanti, no? Assolutamente sì, però diciamo l'idea che per la prima volta abbiamo uno spazio così bello e così funzionale ci emoziona, no? Anche perché questo posto qui è già, noi lo già viviamo come posto per fare sport a livello amatoriale, veniamo a camminare qui, veniamo a correre qui, quindi l'idea che ci sia anche la struttura aperta per fare sport, diciamo, più strutturati, ancora meglio. Sarebbe bello vedere i vostri figli, insomma, disputare magari una gara qui, in questa struttura a Guidonia, in casa vostra. Magari, anche con altre strutture che magari vengono qui a usufruire di questo spazio, associazioni e via dicendo, insomma, per anche allargare la conoscenza di Guidonia, che abbiamo questo posto, insomma, che potrebbe essere funzionale anche per altre persone esterne. Certo, assolutamente. Grazie mille. Prego. Grazie. Allora, siamo qui con Donato, Donato Montanari. ciao, tu sei un cittadino di Sì. Guidonia, spinto dalla curiosità, hai visto tanta gente, l'apertura di questa struttura che era chiusa da tanto tempo. Cosa ti ha spinto a venire qui oggi intanto? Beh, in realtà, diciamo, questa è una cosa importante per Guidonia. Io sono nato e cresciuto in questo paese e questa è una, diciamo, importante traguardo per la città, il palazzetto, il primo che c'è, è l'unico, e quindi, insomma, sono contento che sia stato realizzato, finito, e quindi che si possa anche una cittadina grande come Guidonia possa avere a disposizione una struttura di questo tipo. Guidonia sono un sacco di squadre, sono state squadre nel passato, ce ne sono altrettante, molti giovani che praticano sport in vari settori. Questo è, diciamo, un riconoscimento, la possibilità di poter, diciamo, fare lo sport a livello anche agonistico in una struttura adeguata. Noi abbiamo sempre un po' sofferto nel passato di questa mancanza di strutture a fronte di una grande, diciamo, potenzialità, dei grandi numeri. Una città con 90.000 abitanti di comune, la terza città del Lazio, non può non avere una struttura di questo tipo. Speriamo che adesso per lo sport come il basket, il volley e quant'altro, che poi, diciamo, speriamo succederà anche per altri sport, quali il calcio. Adesso basket e volley qui all'interno della struttura, però c'è anche la piscina. Non so se voi avete dei figli. Io sì, ne ho due, diciamo, Che sport praticano? calcio e tennis, quindi Ok. noi verremo qui a, diciamo, a vedere le partite di basket, ci farà piacere. Assolutamente. E vedere la piscina chiusa può essere ancora qualcosa in più per questo territorio, insomma, quando verrà aperta anche questa parte. Beh, la questione della piscina è importante perché Guidonia, diciamo, nella sua parte di centro storico, Guidonia, diciamo, come cittadina centrale, non con le frazioni, in realtà ha solo una piscina, una sola per, non so, 20.000 abitanti, quindi sicuramente non è sufficiente. Sarà importante, sarà un traguardo importante avere la possibilità di poter usufruire anche di una struttura diversa dall'unica che c'è al centro del paese. Quindi speriamo, è importante, sono sicuro che, diciamo, come sono riusciti ad aprire questa struttura, riusciranno anche a completare i lavori per la piscina.
per la piscina e per la restante parte del palazzetto che non è ancora concluso. Spero, mi auguro che succederà a breve. Grazie mille.